Tu guarisci i febbroni benigni e maligni, tumori maligni e benigni, senza bisogno di chemioterapia, senza operazione e senza magia, che dicono che c'è magia, vuol dire che tu sei tornato sulla terra, Gesù. Grazie per essere tornato. Ti prego per la sorella Francesca che possa Amen. fare di più di quello che sta facendo. Benedice lei, ancora Antonio, suo parente, che non c'è bisogno che ci fanno l'operazione perché già Dio l'ha guarito. È stato già operato stamattina e ci ha messo 7 placche. Ah, perfetto. E adesso come sta? Bene? Ha operato stamattina, c'è 7 placche in faccia e ce l'ho messo. Sì, ma ti voglio dire, l'importante è che è riuscito l'operazione. Sì, domani esce, domani. Hai visto? Gloria a Dio, Padre, ti ringrazio che anche Antonio l'hai guarito. Ci hanno messo 7 placche perché era rovinato completamente. Cosa ci avevano fatto? Ci avevano scheggiato la faccia, con che cosa? Si Ah, non lo so, non c'ero presente, Angelo, non so. è ubriacato, Antonio si è ubriacato, si è bestecciato con delle persone nel bar e l'hanno scheggiato tutto. Signore, ti ringrazio che l'operazione è andata bene, l'hanno ricucito, hanno dato tutto quello che hanno potuto fare, ma Dio ci ha messo la sua mano da un giorno all'altro. Non lo potevano operare il giorno prima perché era gonfio e la notte il Signore l'ha sgonfiato e oggi l'hanno operato. Questa non è la magia, è fede in un Dio potente. Hai capito? Pesse Ineman. Pensa, se tu lo richiami che è peccato bere, non bere più. Sei tu il padrone. Se tu ritieni che è peccato bere, non bere più. È risolto. Perché Dio ci ha lasciato liberi. Bravo, Davide, hai perduto tempo, hai perduto. Hai perduto tempo. Bravissimo. Ora non puoi entrare più perché è bloccato in tutte e tre live. Domani entreranno in quello del Descott, del computer. Adesso appena lo vedi lo blocchi subito, così non c'è possibilità ancora di scrivere se bere è peccato oppure no. Ce la mettiamo così, tutte le cose sono peccati. Se uno abusa qualsiasi cibo che uno abusa si fa male lui stesso, perché rovina il corpo suo che è il tempio di Dio, già pecca. Fa diventare un corpo normale, lo fa diventare 150 kg o 180. Ha peccato, ha distrutto il tempio di Dio. Padre, ti ringrazio Padre per stasera e per tutte le cose che stai facendo, Signore. Benedici ancora tutta la gente che hanno bisogno di essere perdonati. Grazie, buon Padre Celeste, Dio d'amore. Comunque questo pesce qua è anche su Facebook, su Messenger e su dappertutto. E bloccalo dappertutto. Ok.
sono bella andata a controllarlo. Bloccalo dappertutto. Domani blocco tutto. Bisogna che lo buttiamo al mare in questo paese, che ha bisogno di lavarsi bene, i peccati qua dentro. Sì, bene, adesso Signore, benedicici che possiamo tornare a letto, ringraziando a te che Davide si sente bene, è guarito completamente. Ci aveva le cose che avevi tu, Francesco. No, ma di più. Di più. E ci contentiamo quelli che avevi tu, dai. Perché se diciamo di più, poi allarmiamo le persone. Ecco il pesce sta venendo. Guarda che sta arrivando il pesce. Sta arrivando? È sottoscritto. No, quello è Don Marco che sta arrivando. No, c'è la mia faccia con il pesce. Guarda bene. Non lo vedo io. Sotto c'è Francesca, c'è Pesce e Ibala, come si chiama? Pesce. Sta arrivando, Hai va visto bene. che è entrato ancora? Sì. È entrato con un altro profilo. Vabbè, tanto noi stiamo chiudendo, dai. Allora, buonanotte a tutti. Nella pace del Signore, buonanotte Davide, vai a letto a riposare, se è possibile prima che ti corichi, dimmi se mi senti, prima che ti corichi devi fare 10 flessioni, con le mani alzare così, alte, inspiri e quando scendi devi toccare le dita dei piedi e butti l'aria dalla bocca. Immagina il colore blu del cielo. Mentre ispiri dal naso e mentre butti È dalla entrato bocca. Don Marco lì, Don Marco, come si chiama? Sì. Sì, Don Matteo lì, come si chiama? buonanotte Don Marco che scrive Che buonanotte Dio Angelo fratello. ti benedica, ha detto, Ok. che Dio ti benedica. Ok, grazie Don Marco. A domani Don Marco. Dio ti benedica anche a te. Buonanotte. Ok. Ciao, buonanotte Ciao, anche tu, ciao buonanotte. Francesca, a domani, eh? Certo. Ricordati di quella persona. Prima che vai a letto, controllala bene bene. Se c'è da chiudere qualche valvolina, chiudela. Va bene? Ok. Così si insegnano a dimostrarsi male con i figli di Dio. Ok, Ok. Ciao, grazie, lasciane buonanotte. poco poco aperta. Va bene, poco poco. Va Va bene, bene? Ciao, ok, ciao. Margherita, buonanotte, amore mio. Un bacino. Ciao, Davide. Un bacio. Ancora ad Amico Immacolata, Dio ti benedica. E ancora la zia Margherita, tutte le sorelle, fratelli, zie, quelli nuovi, quelli vecchi, a Luca Cangiullo, benedizione. A Carmelo 456, Dio ti benedica, a Daviduccio che è arrivato adesso. Buonasera, Davide, noi stiamo chiudendo. Comunque ti saluto nella pace del Signore, Davide. Come stai, amore? Come mai? Dove sei stato stasera? Ti ho visto entrare e poi non ti ho visto più. Cos'è successo? Ah, l'importante è che stai bene, dai. L'importante è che stai bene, amore mio. Ok, stasera abbiamo aiutato l'altro Davide grande, un male tremendo allo stomaco. Aveva difficoltà il flusso dello stomaco. Adesso sta bene, dai. Ok, prega anche per lui. Prega per lui e per tutti quelli nella chat. Ok, Daviduccio, parlare è una lieve di amici.
Ok, l'importante è che stai bene, Davide, dai. Ok, prego sempre, prega. Ok, buonanotte, buonanotte, buonanotte Margaretuccia. Quando hai tempo mi chiami domani o dopodomani, quando vuoi tu. Va bene? Ok, buonanotte. Chiudo, chiudo.